arrivato a Bellagio in elicottero, come un turista che prima di scendere a terra voglia gustare il panorama dall'alto, comodamente, senza fretta. Il grosso elicottero a reazione si è posato su un prato di Villa Serbelloni, a due passi dal lago di Como. John Kennedy, il presidente degli Stati Uniti, ha attraversato il prato con quel suo passo da ragazzo sportivo. È venuto qui per il weekend. Da lontano la gente lo salutava con la mano, senza interrompere le sue occupazioni, come si fa con un vecchio amico che è di casa. L'indomani è arrivato a Roma in forma ufficiale questa volta ed è stato ricevuto con tutto l'apparato richiesto dal cerimoniale. Un cerimoniale che impedisce anche al più giovane dei capi di Stato di andarsene a zonzo per le vie e per le piazze magari con le mani in tasca e rispondendo con un cordiale hello alle acclamazioni della gente. Al Quirinale, dove Kennedy era ospite del presidente Segni, il rituale scambio di doni. Nei colloqui politici ai quali ha partecipato anche il nuovo presidente del Consiglio, onorevole Leone, sono stati esaminati vari problemi di carattere internazionale: la distensione, la NATO, il mercato comune europeo. Dopo che Kennedy ha reso il rituale omaggio alla tomba del milite ignoto, la folla ha travolto lo sbarramento della polizia. Centinaia di persone hanno voluto stringere la mano all'ospite di Roma. A un agente dell'FBI di scorta al presidente qualcuno ha rubato la pistola. Che ricordo! Le giornate romane del presidente Kennedy si sono concluse con una visita al Sommo Pontefice. Il fasto e lo splendore della corte pontificia nulla hanno tolto alla spontaneità dell'incontro fra l'uomo di Stato cattolico, capo di una grande nazione, e il capo della Chiesa. È stata una visita lampo, 48 ore di colloqui, di incontri, di ricevimenti, di cordialità.